la mozzarella, il pomodoro e la scarpa multicolore. È un processo di semplificazione. Allora, ci sono degli elementi simbolici, un simbolismo, devo dire, mondiale. Forse nessuno mai pensato che la pizza è il colore della bandiera, per esempio. Che il pomodoro è rosso, la mozzarella bianca e il basilico verde fanno la bandiera. Però allo stesso tempo fanno anche un pupazzetto, fanno qualcosa di allegro, cioè un insieme architettonico morbido, dove niente è duro, dove... in fondo poi dico, cosa mi piace o cosa mi piacerebbe del mio paese, che si amplificasse nel mio paese, in fondo questo gusto, questo stile, questa voglia. Ah, uno dice, quando fai qualcuno che non è stato in Italia, in qualche paese lontano, dice l'Italia è tutti male, ma perché dicono così? E poi vengono qua un disastro, no? Qualcuno dice, ma come mai è così? Non era questo sogno. Allora questo qua è un po' un sogno, una visione di forse anche una speranza. Allora io credo che questo sia capito da tutti, tutto il mondo. Questi ingredienti, in fondo anche la scarpa è un ingrediente, a volte mi dico, forse è un ingrediente feticista, forse per quello che noi italiani siamo così bravi con le scarpe. Non è che abbiamo delle manie sessuali, no, perché sui giornali leggo. Allora dico, non è che appartiene a forse anche a un feticismo, perché no? A una santeria, no? Un po' un'esposizione dei nostri difetti, ma che sono anche i nostri pregi.